Ciao amorosissimi, come promesso, oggi vi faccio vedere un tutorial più semplice per la realizzazione del tondo perfetto, perché a mano che si lavora si trovano nuovi escamotage, nuovi modi per poter facilitare il nostro lavoro e ovviamente ogni volta che ne scovo uno lo condivido sempre molto volentieri. Questo metodo ve l'ho fatto vedere diverse volte nelle dirette, però ho preferito fare un tutorial normale in modo che così anche chi non segue le dirette può tranquillamente usufruirne. In questo micro tutorial andremo a vedere come si realizza il tondo perfetto, quindi senza spigoli, con un metodo semplificato, perché ne avete altri due nel canale che sono i metodi che a mano ho scoperto nelle mie prove. Questo è un upgrade, ossia un metodo ancora più facile per realizzare il tondo perfetto senza dover impazzire con dei conteggi particolari. E vedremo il tondo lavorato a spirale. E lavorato con la chiusura del giro. Anche la chiusura l'avete in un altro tutorial, però visto che lo stavo facendo, vi faccio vedere anche appunto come chiudere il giro senza che si veda, quindi in maniera invisibile. Prima di lasciarvi al tutorial, però vi ricordo che se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità che pubblico e volete darmi una mano, vi basta iscrivervi al canale, a voi non costa nulla e mi date una mano a far crescere il canale. Non dimenticate di attivare la campanella se volete le notifiche delle pubblicazioni e se il tutorial vi è piaciuto, regalatemi un like. Iniziamo andando a lavorare con un filato qualsiasi. Voi potete decidere di utilizzare un filato qualsiasi. Per iniziare, io vi consiglio di utilizzare dei filati che abbiano un costo contenuto, come questo, che è il Drake Ecologic della Tessiland, che è un filato di cotone 100% riciclato, che costa poco e rende molto. E con questo ci si possono fare tantissimi progetti, ma soprattutto si può imparare. Se volete provare con un filato in acrilico, invernale, potete provare col Bravissimo, altrimenti con il Drake o con l'Eco Donny, che sono due filati che sono favolosi come filati, ma hanno un costo molto contenuto, quindi diciamo che possiamo imparare tranquillamente senza aver paura di sprecare del filato prezioso. Iniziamo con il realizzare il cerchio magico. Io per fare il cerchio magico realizzo semplicemente un'asola piegando in questo modo il filo, creando un anellino che vado a fermare con il pollice della mano sinistra, entro all'interno di questo anellino, aggancio il filo, lo faccio passare e realizzo una catenella per fermare il filo. Poi apro nuovamente questo anello e all'interno dell'anello vado a realizzare le mie 6 maglie basse iniziali. Quindi una, due, 3, 4, 5 e 6. Adesso abbiamo due scelte. Possiamo lavorare a spirale, quindi senza mai chiudere il giro, o possiamo lavorare chiudendo il giro. Adesso vi faccio vedere la lavorazione a spirale, quindi senza mai chiudere il giro. Quindi stringiamo l'anello tirando il filo. E adesso andiamo a lavorare direttamente, quindi saltando la catenella iniziale che abbiamo fatto, entriamo nel primo punto e lavoriamo un aumento e così faremo per tutti e 6 i punti. Quando lavoriamo a spirale, la cosa importante, sia a spirale che chiudendo il giro, è importante andare a mettere un marcapunti nella prima maglia, così almeno sappiamo quando inizia e finisce il giro. E adesso andiamo a lavorare ai nostri 6 aumenti. Quindi due maglie basse in ognuna delle maglie di base. Al termine del giro ci ritroveremo nel nostro lavoro 12 maglie basse. Una volta terminato il giro, togliamo il marcapunti e procediamo con il giro successivo, nel quale andremo a fare una maglia bassa e un aumento per 6 volte. Quindi entro nel primo punto, lavoro la maglia bassa singola, metto il marcapunti. Nella maglia successiva vado a lavorare l'aumento, quindi una e due maglie basse nello stesso punto. Adesso vado a lavorare tutto il giro lavorando una maglia bassa e un aumento, quindi per un totale di 6 volte. Una maglia bassa e nel punto successivo un aumento, sino al termine del giro che ci darà 18 maglie basse. Per i primi 5 giri, quindi anello magico, aumenti, una maglia bassa e un aumento, due maglie basse e un aumento, tre maglie basse e un aumento, lavoriamo normalmente.
quindi senza sfalsare. Quindi adesso procediamo con lavorare due maglie basse un aumento. Lavoriamo la prima, lavoriamo la seconda e mettiamo il marcapunti sempre nella prima. E procediamo con l'aumento nella maglia successiva. E ripetiamo per un totale di 6 volte. Quindi una, due maglie basse e un aumento. Sino al termine del giro che ci darà 24 maglie basse. Terminato il giro tolgo il marcapunti e procedo con l'ultimo giro senza sfalsare. Quindi 3 maglie basse e un aumento. 2, 3 maglie basse singole, vado a mettere il marcapunti sempre nella prima. E nella successiva vado a fare l'aumento. E a ogni giro ci dovremo ritrovare 6 punti in più del giro precedente. Quindi nel giro precedente ho terminato con 24 maglie basse, adesso terminerò con 30. E così di giro in giro. Dovete aumentare sempre di 6 punti il conteggio. Quindi procedo con il mio giro di 3 maglie basse e un aumento per un totale di 6 volte. Terminato il giro, e questo lo facciamo sia se lavoriamo a spirale sia se lavoriamo chiudendo il giro. Adesso vedete che piano piano cominciano a formarsi gli angolini, ora ancora non si vedono, però per evitare che si vedano ora iniziamo a sfalsare. E andremo a sfalsare ad ogni giro pari, quindi quando le maglie prima dell'aumento sono pari. Adesso noi abbiamo fatto 3 maglie basse e un aumento per 6 volte. Le maglie sono dispari, perché sono 3. Adesso invece noi dobbiamo lavorare 4 maglie basse e un aumento. Quindi essendo pari dividiamo per 2 il primo punto, cioè la prima fetta, il primo spicchio. Quindi lavoriamo solo 2 maglie basse delle 4 e le altre 2 maglie basse le lavoreremo al termine del giro. Quindi adesso ho lavorato 2 maglie e faccio l'aumento. Adesso non più per 6 volte ma per 5 volte vado a lavorare 4 maglie basse e un aumento. Quindi 1, 2, 3, 4 maglie basse e un aumento per 5 volte. Andrò quindi a chiudere il giro andando a lavorare le 2 maglie basse che non ho lavorato all'inizio. Ora tolgo il marcapunti e procedo col giro successivo, che avendo un numero di punti dispari lavorerò normalmente. Quindi adesso devo lavorare 5 maglie basse e un aumento. Inizierò con le 5 maglie basse, quindi lo lavorerò per 6 volte, lo spicchio uguale. 1, 2, 3, 4, 5 maglie basse e un aumento. Per tutto il giro, quindi per 6 volte. Terminato il giro procedo col giro successivo nel quale devo andare a lavorare 6 maglie basse e un aumento. Le 6 maglie sono pari, è un numero pari, quindi inizio con la metà, 3 maglie, 1, 2, 3 maglie basse e faccio l'aumento 1 e 2 e vado a mettere il marcapunti ovviamente nella prima. E adesso per 5 volte vado a lavorare 6 maglie basse e un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 maglie basse e un aumento nella successiva. Sino al termine del giro, che chiuderò con le 3 maglie basse che non ho lavorato all'inizio. Come detto, chiudo il giro con le ultime 3 maglie basse. E quindi procedete in questo modo andando a lavorare nella riga dove avete il numero dispari di punti tra un aumento e l'altro, lavorate normalmente, quindi partendo con le 5 maglie basse un aumento, 7 maglie basse un aumento, 9 maglie basse un aumento per 6 volte. Quando avete i numeri pari tra aumento e aumento, quindi 4 maglie basse un aumento, 6 maglie basse un aumento, 8 maglie basse un aumento, iniziate con la metà dei punti e chiudete con il numero di maglie che avete sottratto all'inizio. Nel caso dei 6 punti ho iniziato con 3 e termino con 3, nel caso degli 8 punti inizio con 4 e termino con 4, nel caso dei 10 punti inizio con 5 e termino con 5. Adesso vediamo come chiudere il giro, come fare lo stesso lavoro però chiudendo il giro. Andiamo ad allungare l'ultimo punto, entriamo nel punto successivo da dietro, quindi entro da dietro e vado ad agganciare il punto che ho allungato. Vedete che mentre aggancio mi rimangono queste due costine,
che sono le costine del punto stesso portato dentro dal rovescio. Adesso tolgo l'uncinetto dal punto, entro in queste due costine ed entro nuovamente nel punto, sul diritto del lavoro. Aggancio il filo e lo faccio passare attraverso queste due asole. E poi faccio una catenella. Adesso dobbiamo lavorare 7 maglie basse e un aumento. Andremo a lavorarle regolarmente, quindi una, e metto il marcapunti. E 7 maglie basse e faccio l'aumento e procedo per un totale di 6 volte. Allungo il punto, entro sul rovescio nel punto successivo, così vado ad agganciare il punto, me lo porto dentro anche con la mano, va bene, così lo faccio passare attraverso quest'asola, questo puntino, poi allargo leggermente, entro in mezzo, entro nel punto, tiro per adeguare e faccio passare il filo in mezzo e poi faccio una catenella. Adesso devo lavorare 8 maglie basse e un aumento, quindi essendo un numero pari inizierò con la metà dei punti, quindi 4, 1, 2, 3, 4 maglie basse, metto il marcapunti nella prima e procedo con l'aumento, quindi 1 e 2. E adesso per tutto il giro vado a lavorare 8 maglie basse e un aumento, per un totale quindi di 5 volte. Quindi chiudiamo il giro con le ultime 4 maglie basse, allunghiamo il punto, entriamo nella maglia successiva, possiamo farlo anche da rovescio che è più comodo, ce la tiriamo dentro, allunghiamo leggermente, allarghiamo un po', entriamo in queste due asoline che ci ritroviamo tra un punto e l'altro, rientriamo all'interno del punto e facciamo passare il filo attraverso e facciamo la catenella. Quindi che voi vogliate chiudere il giro, che voi invece vogliate lavorare a spirale, vedete che con questa chiusura non si vede proprio, quindi potete tranquillamente continuare la lavorazione o a spirale o chiudendo il giro con questo metodo e vedrete che i vostri tondini saranno sempre belli perfetti. E adesso non vi rimane che prendere in mano un uncinetto, il filato e provare. Il micro tutorial è terminato, io come al solito vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un enorme bacio e vi aspetto al prossimo. Ciao amorosi!